Ciao a tutti ragazzi, allora prima di partire volevo chiedervi tantissimo scusa per la pessima qualità di questo video, per me è stato il primo e non ero assolutamente abituato a una cosa del genere nonostante la mia tarda età e vi assicuro che dai prossimi video la qualità andrà man mano migliorando. Detto questo possiamo cominciare a parlare di Kim Chan-ho Ribbon, conosciuta in Italia con il bellissimo titolo Un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare, tratto dal manga di Megumi Mizusawa pubblicato a partire dal 1990 su Ribbon della Shueisha e poi racchiuso in 10 volumi. L'anime invece, composto da 61 episodi, è stato prodotto dallo studio Gallop nel 1992, che è praticamente lo stesso studio di Rossana, Prendi il mondo e vai e Yu-Gi-Oh! La prima TV italiana dell'anime risale al 1996 su Canale 5. La regia fu affidata a Hiroaki Sakurai, che è praticamente lo stesso regista di Parapparappa, Nanaka Quanti anni hai e Maid-sama. Mentre al character design abbiamo Hajime Watanabe, che è lo stesso di Rossana, Il cuore di Cosette, Ririka SOS, School Rumble e la nuova serie di Capitan Tsubasa, quella che sta andando attualmente in onda in Italia. Per quanto riguarda invece le opening, anzi la opening, che è una sola, dal titolo Egao no Genki, è stata composta dagli SMAP. Gli SMAP, per chi non lo sapesse, è stata praticamente la boy band più famosa nella storia della musica giapponese. Sono stati attivi dal 1988 fino al 2016 e hanno composto anche le tre ending giapponesi, Bura Bura Sasete, Hajime no Natsu e Kimi wa Kimi da yo. Tra l'altro, piccola curiosità, gli stessi SMAP compaiono nel ruolo di loro stessi nell'episodio 13 dell'anime, che è una cosa un po' particolare, anzi direi più unica che rara nella storia dell'animazione giapponese, più un qualcosa da animazione americana. Invece, per quanto riguarda la sigla italiana, ovviamente cantata da Cristina D'Avena sul testo di Alessandro Valeri Manera, la musica è stata composta da Franco Fasano, che è anche l'autore di sigle storiche della D'Avena come Piccoli problemi di cuore, Rossana, Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo, Pesca la tua carta Sakura, Beethoven e tante altre sigle bellissime di quel periodo lì. L'anime ebbe abbastanza successo in Giappone, tant'è che nel 1993 produssero addirittura un musical tratto da Kim Chan-ho Ribbon, che fu rappresentato al teatro Hakuhinkan di Tokyo. Piccola particolarità anche in questo caso, ci sono gli SMAP che cantano live nella pièce teatrale le quattro sigle dell'anime. Parliamo adesso del doppiaggio. Il doppiaggio fu diretto da Gabriele Calindri e Veronica Pivetti. Veronica Pivetti, spero lo sappiate, è una bravissima attrice italiana e direttrice di doppiaggio e doppiatrice. È stata la voce storica della regina Periglia nella prima serie di Sailor Moon. Per quanto riguarda invece la voce giapponese di Himeko, Himi nella versione italiana, fu affidata alla doppiatrice Ikue Otani, famosissima in Giappone non solo per essere la voce di Chopper di One Piece, ma soprattutto la voce di Pikachu di Pokémon. Mentre la voce italiana di Himi, la protagonista, fu di Elisabetta Spinelli, ovvero Sailor Moon, Melissa di Curiosando tra i cortili del cuore, Miki di Piccoli problemi di cuore e tanti altri personaggi più o meno famosi. Questo è quanto, spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di lasciare un like, di commentare, di condividere, se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale, ci vediamo sabato prossimo a questo punto. Bella regà, un bacio e un abbraccio.